Business, dove e come aveva lavorato la Progger in vista di questo importante impegno. Ma volevamo giocare una partita e ci siamo usciti a tratti, controllando la forza di Treviso, la fisicità di Treviso dentro l'area. Purtroppo l'abbiamo fatto solo a tratti e in alcune situazioni di gioco ci hanno messo in difficoltà, soprattutto con Powell nel primo quarto, nei primi due quarti ci hanno messo in difficoltà, non siamo riusciti a contenerlo, questa è la cosa, anche se noi avevamo pensato di fare una partita proteggendo l'area, tante volte quello che pensi e provi una terza settimana la domenica non è quello che rischia sempre. Dove ha perso oggi, chiedi che cosa salverebbe di questa partita? Allora, non salverei niente dal punto di vista del risultato. Mi auguro che sia una partita che faccia riflettere i giocatori, che li faccia crescere, che li aiuti a ritrovare quello spirito che nelle ultime due settimane forse abbiamo un po' perso. In vista dell'importante match di Recanati, il coach lavorerà più sulla testa o sulle gambe dei giocatori? In questo momento qua bisogna lavorare su tutto, credo. La partita di Recanati è una partita che dal punto di vista della classifica vale due punti, per cui però dal punto di vista del momento in cui arriva è una partita che chiaramente ci mette sotto pressione perché sappiamo che non possiamo sbagliare. Come mai la squadra ha difficoltà ad andare spesso sotto canestro cercando comunque il gioco sempre sui 1,75 m, stando magari con palla ferma lontano da canestro come è successo più volte oggi magari a Sergio? Perché la fisicità di Treviso è chiaramente una fisicità che ti obbliga e ti costringe a girare alla larga, questo è soprattutto il motivo per cui ci ha messo in difficoltà. Direi che strutturalmente hanno un quintetto dove i giocatori più piccoli, Fantinelli che gioca per me, che è 1,98 m, quindi è difficile. Grazie mister.